Benvenuti nel TCG Pokémon o GCC, perché TCG vuol dire Training Card Game e GCC gioco carte collezionabili, quindi inglese o italiano, quale sceglieremo? Comunque, siamo sul TCG, chiamerò così per adesso, online. Sì, c'è il gioco online, sì, è gratuito, anche se potete mettere nel gioco, nel programma, le carte che comprate. Quindi probabilmente dopo il Lucca Comics ne avrò tante di più perché ne prenderò qualcuna. E siamo qui per fare cosa? Primo episodio per spiegare le regole e per fare qualche partita insieme. Prima cosa, io ho uno schermo leggermente più grande del 1280x720, quindi sto giocando con la barra delle applicazioni nascosta in modo tale da registrare tutto senza problemi. Quindi se andassi troppo in basso col mouse, succederebbe questo. No, non vogliamo che succeda. E comunque, dato che non sono ancora abbastanza forte per fare partite standard, perché sono tutti fortissimi, e neanche in esteso, nemmeno in illimitato, faremo per adesso una partita col mazzo tematico per parlare delle regole. E a fine episodio spacchetteremo qualcosa, perché ho conservato 3 pacchetti da 10 carte ognuno per spacchettare. Quindi utilizzerò il mazzo Basic Green. Voi inizierete con il mazzo giallo base. Ho comprato nel gioco quello di Metagross e Gyarados, mi hanno regalato quello di Gallade e ho sbloccato tramite delle missioni il mazzo di Chesnaught e Shiftry e utilizzeremo questo. Ricerchiamo avversari disponibili e vediamo di spiegare un po' tutte le regole. Se utilizzo questo semplicemente perché non è il mio preferito, è il mio secondo preferito, mi piace di più quello di Metagross perché adoro l'abilità di Metagross e anche un po' Gallade. Comunque, lui fa testa, decide chi inizia per primo. Il tuo avversario ha deciso che inizi tu. Il giocatore che inizia non può attaccare nel primo turno. Infatti, chi inizia non attacca nel primo turno. E comunque è comunissimo vedere gente con il mazzo acqua. Per questo utilizzavo quello erba, ma abbiamo trovato uno senza mazzo acqua. È Ghost Cuff. Iniziamo con Seedot e siamo fortunati perché abbiamo tutta la linea evolutiva di Seedot in mano. Ci mette un po' a caricare, perciò ci metto tanto a parlare. In alto a destra vedete l'attributo del Pokémon, questo è di tipo erba, e 50 che sono gli HP. Vediamo l'attacco, che ha bisogno di un'energia, questa stellina vuol dire un'energia qualunque, che ti fa prendere un Pokémon base dal mazzo e lo mette in campo. E poi, come funziona? Potete far evolvere i Pokémon nel turno successivo a quello in cui l'avete messo, Wush e Bagon. E potete mettere un'energia ad uno dei vostri Pokémon ogni turno. Io per adesso metterò energia a Seedot perché voglio mettere Shiftry. Shiftry è molto forte e comunque dando energia a Seedot posso sempre cercare Pokémon da mettere in panchina. Come funziona la sconfitta in questo gioco? E se vi mandano, ogni volta che vi mandano capo un Pokémon potete prendere una carta da questa pila a sinistra che sono carte del vostro mazzo. Quindi quando mandate KO un Pokémon pescate, se le pescate tutte e 6 avete vinto. Oppure quando mandate KO il Pokémon avversario non ne ha nessuno in panchina. Perché quando va KO un Pokémon, il Pokémon attivo, cioè quello che avete in campo, potete mandarne in campo uno dalla panchina. Comunque non possiamo attaccare perché è il primo turno e facciamo fine del turno. Vedete che ogni Pokémon ha un costo di ritirata. Lui ne ha uno, lui ne ha due. Dovete ritirare tante energie dal Pokémon e mandarle al cimitero, diciamo, per ritirarlo. Questo è Tierno, una delle carte più forti che abbia mai visto. Penso di non averla in questo mazzo, perché questo è un mazzo base, non lo posso modificare. Però è anche abbastanza carino. Tierno ti fa pescare 3 carte, in poche parole. Allora, Bagon. Bagon ha bisogno di 2 energie per attaccare. Ok, gli ha dato un'energia acqua. Noi abbiamo un'energia erba. E comunque in basso ci sono le debolezze. Lui è debole al folletto. Adesso possiamo far evolvere in Nuzleaf, però non lo farò evolvere subito. Perché? Allora, lui al prossimo turno potrà farci troppi danni. Troppi danni. Adesso io faccio una cosa, ossia do l'energia a Seedot. Do l'energia a Seedot e utilizzo scambio per mettere in campo Chespin al posto di Seedot. Perché questa mossa? Perché se va a capo il Pokémon vanno al cimitero le energie e io adesso voglio usare Chespin come, diciamo, muro per farlo morire e poi poter mandare in campo Seedot che intanto si sarebbe voluto in Nuzleaf, poi vedremo di farlo evolvere in Shiftry e Shiftry è forte. Allora, Ultra Ball non la posso utilizzare adesso perché scarti la Ultra Ball e le altre 2 carte per poter scegliere un Pokémon dal mazzo e prenderlo in mano. Adesso non mi serve per niente. Uccidici Chespin o porro di Bagon, perché Bagon ha uno di quegli attacchi infami che lancia una moneta finché non esce croce
e infligge 30 danni per ogni volta che si testa. E può accadere che ti faccia 0 danni come 150. Quindi non lo affronto con Pokémon con poca vita, come Nuzleaf, se gli escono 3 teste ci uccida. Mentre con Shiftry potrebbe servire. E comunque l'abilità di Shiftry è ottima, perché una volta per turno possiamo scartare un'energia erba dalla mano e pescare 3 carte. Il che vuol dire che adesso se peschiamo un'energia erba, lo mettiamo, la scartiamo e peschiamo altre 3 carte. E dato che abbiamo un terzo di mazzo di energie verdi, potrebbe sempre servire che ne peschiamo. O magari le 2 energie in colore che sono ancora meglio. Alicia, cosa succede? Cerca 3 Pokémon normali dal mazzo e li prende in mano. Comunque queste sono le carte aiuto. Per chi conosce Magic o Yu-Gi-Oh! Sono tipo le carte magia. E comunque è un allenatore carta aiuto. Le carte aiuto possono essere utilizzate soltanto una carta aiuto per turno. Quindi lui non può utilizzare, per esempio, due Tierno oppure un Tierno e una Alice nello stesso turno. Ok, starà cercando i 3 Pokémon normali da prendere in mano. Ed è un problema perché se ha una linea evolutiva di un Pokémon normale, se la può prendere tranquillamente. Tipo adesso Tylo si prenderà anche Swellow. No, Tylo, Firo e Spearow. Quindi adesso può mettere Spearow, può farlo evolvere in Firo. Allora, le lotte durano più o meno un quarto d'ora, direi. E questa è una serie che voglio portare un po' più di rado sul canale, perché mi piace variare un poco. E comunque dipende sempre da quello che volete, perché possiamo fare lotte come questa contro altri giocatori, possiamo fare lotte più veloce contro il CPU, magari con livello alto quando avrò qualche mazzo più buono. Bagon si evolve in Shelgon. O magari se c'è qualcuno, o anche un'abilità, non l'ho mai vista. Ah, riduce di 10 i danni dell'avversario e ha Rollazione, che infligge 60. È potente. Dicevo, se c'è qualcuno che mi guarda, magari è un canale YouTube, magari gioca, si può sempre fare una sfida, una collaborazione, non è problemi. Se per esempio voi giocate al TGC, volete fare una lotta per spammarvi il canale, non è assolutamente un problema. Anche se le collaborazioni con la gente in chiamata non penso si possano fare su un gioco del genere. Eh sì, io ho iniziato a giocare recentemente, ho aspettato un po' prima di fare video per poter capire come funzionano i mazzi e forse prenderò anche delle carte più là. Probabilmente a Lucca, dato che non costano troppo a quanto ho capito. A quanto ho capito, non vorrei dire. È il nostro turno, peschiamo una carta, abbiamo Tropius e non abbiamo energia. Questo potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un enorme problema, perché adesso siamo bloccati, non possiamo attaccare, non possiamo fare niente. Tropius comunque è abbastanza buono, ma preferisco Shiftry. Lo mettiamo in campo nel caso dovessero mandare KO Chespin e vogliamo mandare qualcuno paccuto, perché ha 110 HP. E non mettiamo in campo Shiftry, casomai mandiamo in campo un Pokémon di quelli infami che ti attaccano i Pokémon in panchina. Perché sì, col Pokémon attivo puoi attaccare anche l'altro, puoi attaccare solo l'altro Pokémon attivo, ma ci sono alcuni che hanno danno da trapasso, cioè colpiscono anche Pokémon in panchina, e altri che colpiscono solo Pokémon in panchina. Appare Firrow, vi faccio vedere l'evoluzione, non ve l'ho fatta vedere prima, perché io di solito la salto sempre, però c'è una piccola animazione. Firrow ha giravita. È forte, ha il 50% di possibilità di scartare un'energia avversaria. È forte, soprattutto perché è normale, non so se lo sapete, ma ci sono le energie colorate e le energie normali. Le energie normali, quando le assegni al Pokémon, gli danno due energie, diciamo, è un'energia doppia, mentre quella colorata è singola. Lettera del Prof, questa è buona, perché? Perché ci permette di scegliere due energie dal mazzo e prenderle in mano. Noi quali energie scegliamo? Scegliamo un'energia verde e un... Non ce l'ho un'energia in colore, era nell'altro mazzo forse l'energia in colore. E prendiamo queste due energie, il che vuol dire che possiamo mettere in campo Shiftry, che si evolve da Nuzleaf a Shiftry. Shiftry infligge con il suo attacco 20 danni per ogni Pokémon in panchina, perciò in questo caso ne infliggerebbe 120. Possiamo attivare l'abilità di Shiftry, scartare un'energia e pescare 3 carte. Vedete che bello Shiftry? Punto esclamativo dell'abilità. Parlavo di Metagross. No, non ve lo dico, ve la faccio vedere probabilmente in un prossimo episodio l'abilità. E un'altra lettera del Prof, possiamo pescare 2 energie e lo faccio subito. Per il semplice motivo che così possiamo utilizzare, anzi l'Ultra Ball ce la teniamo. Però con 2 energie in mano abbiamo meno possibilità di pescare al turno successivo. Così abbiamo più possibilità di pescare un Pokémon. Queste sono tattiche da giocatore di TGC. E adesso potremmo metterla a Shiftry, però non avrebbe senso. Preferisco dare un'energia a Chespin e al turno dopo un'energia a Shiftry. In questo modo con Chespin possiamo fare Missy Spillo. Lanciamo 4 volte una moneta, ogni volta che esce testa infliggiamo 10 danni all'avversario. Ha 60 di HP, se gli faccio un 20 adesso sono contento. No. Solo 10 danni. Pochissimo, in poche parole.
Molto poco. È il turno dell'avversario. E mi aspettavo di far alzare la barra dell'applicazione molto spesso, ma non sta succedendo. Tierno, quanto è OP. C'è una carta, come Tierno, ti fa pescare tre carte soltanto se al lancio della moneta prendi testa. Io non capisco perché non dovresti usare Tierno al posto di quella. Forse perché non hai aiuto, ne puoi usare di più ogni turno. Boh, comunque Swallow. Non è niente di eccezionale comunque. Però, come al solito, anche lui lettera del prof, si pesca energia. Dicevo, come al solito, energia normale, quindi è più facile da giocare nei mazzi normali e se hai la doppia energia normale. Ok, adesso ci attaccherà. Vediamo quanti danni ci fa. Se possiamo andare in campo Shiftry, che lo devasta. Testa! Testa! Ci ha già mandato KO. Fa 60 di danni. Pot in testa continue. E adesso noi mandiamo in campo, indovinate chi? Shiftry. Perché per ogni Pokémon che abbiamo nella... dislessia, portami via. Ogni Pokémon che abbiamo nella panchina, io e l'avversario infligge 20 di danno. Quindi in questo caso ne infliggerebbe 100, abbastanza per buttarlo giù tante volte. E abbiamo la sciarpa, non ho detto cosa fa. La sciarpa curativa, la mettiamo un Pokémon, ogni volta che gli assegno un'energia, recupera 20 di vita. Potete dare uno solo strumento a Pokémon. Saltiamo l'animazione, scartiamo, peschiamo tre carte. Abbiamo preso altra energia. E anche Tierno che ci fa pescare tre carte. Sì, ce l'avevo in questo mazzo. Bam! Possiamo mettere Pansage, Doduo e un altro Seedot. Allora, non utilizzo l'Ultra Ball, gli diamo intanto l'energia. Semplicemente perché voglio aspettare di vedere se pesco prima Chesnaught o Chespin. In questo modo posso farmi un Chesnaught, che è la carta più potente del mio mazzo, lo dico tranquillamente. Voglio mettere qualcun altro in panchina, non mi serve nessuno in particolare e preferirei conservarmi la panchina nel caso pescassi qualcuno che voglio mettere in assoluto. Adesso abbiamo mandato KO Bagon, va al cimitero, lui sceglie un Pokémon dalla panchina da mettere in campo, ma prima posso pescare una di queste carte, sperando, ok, speravo fosse Chespin o Chesnaught. C'è anche la possibilità che Chesnaught sia qui, quindi che magari sia l'ultima carta a pescare, quindi venciamo e non possiamo utilizzare Chesnaught. Anche se dovrei utilizzarla la Ultra Ball adesso. E dobbiamo stare attenti perché in questo gioco si pesca tantissimo, ma se finisci le carte hai perso. Ok, Firrow ha un'energia assegnata. È improbabile che ci utilizzi Giravita, quindi devo stare abbastanza tranquillo adesso. Allora, la sciarpa non so se assegnarla a lui o eventualmente a Chespin, se ne pesco un altro sempre. Questo è Shelgon. Si sta preparando a fare Tyranitar e non mi piace Tyranitar. 30 di danni. E gli HP passano da 140 a 110, mettiamo 3 segnali di danno. Ecco che mettiamo Chespin. Quindi attiviamo l'abilità Pesca Foglia. Scartiamo una carta e ne peschiamo 3. Dimmi che peschiamo Chesnaught. Oh, non lo peschiamo, però possiamo fare evolvere Doduo in Dodrio. Dodrio è buono perché più danni fai, più aumentano i suoi danni. Infatti, con Ira fa 20 danni più 10 per ogni segnalino. Quindi se si fa 80 di danni fa 100 danni a colpo. Mettiamo in campo Chespin. Diamo l'energia a Chespin perché nel caso morisse Shiftry voglio avere un altro Pokémon affidabile e non è Tropius perché lui ha bisogno di 4 energie per attaccare bene. E poi usiamo la Ball scartando Doduo e Seedot. E ci cerchiamo nel mazzo un bellissimo Chesnaught sperando che non sia qui accanto davvero. Chesnaught non mi deludere, Quilladin, Quilladin. Eccolo qui, Chesnaught. Lo prendiamo in mano. Mi piace Chesnaught. Allora, Chesnaught ha un'abilità. Sì, ci sono Pokémon che hanno un solo attacco, Pokémon che hanno due attacchi e Pokémon che hanno un attacco e un'abilità. Non ho ancora visti con abilità due attacchi. Ago difesa. Se l'avversario lo attacca e viene danneggiato l'attaccante perché si prende 30 di danno. Quindi, se l'avversario attacca, si prende 30 di danno. Chesnaught ha un attacco che fa 90 di danno e cura il Pokémon di 20 punti vita ogni volta che attacca. Quindi sì, fa un sacco di danni e recupera un sacco di vita. È probabilmente una delle carte più potenti che ho avuto fino ad adesso. Supera anche eventualmente Articuno e Moltres e Zapdos. Allora, il monoerba è un monotipo sfigato e lo devo dire con tutto il cuore. Sapete perché? Perché il monotipo fuoco ha un ruscello leggendario che è Moltres. Il monotipo acqua ha... come si chiama? Articuno. Eh sì, acqua e ghiaccio sono insieme. Eccola l'energia doppia che dicevo. Ce l'avevo alla fine nel mazzo. Un'energia in colore doppia fornisce due energie normali, che è utile per Chesnaught perché ha bisogno di due energie normali per utilizzare meta. Quindi avrà bisogno di un totale di tre carte energia al posto di due. E quindi Chesnaught quando entra in campo ha... oppure quando muore. Allora, quando muore Shiftry, dicevo.
Abbiamo pescato Tierno, non pesco altre carte semplicemente perché non mi servono al momento. Preferisco non utilizzare l'abilità di Shift Tree per adesso. Diamo l'energia erba a Chespin, ci conserviamo questa doppia. Lo facciamo evolvere in Quilladin. Eccolo qua, e con Shift Tree attacchiamo. Attacchiamo tantissimo. Chespin diventa Quilladin. Abbiamo il vantaggio per adesso e lui per fortuna non è riuscito a mettere in campo Tyranitar. Probabilmente non ce l'ha in mano, dico. Vedete che da 120 passa a 110? Ho visto una doppia energia qui. Doppia energia drago. Energia speciale. Questa carta può essere segnata solo a Pokémon drago. Qualche limitazione alle doppie energie ce l'hanno sempre. E fornisce energia di qualsiasi tipo, ma solo due alla volta e solo quando è segnata a Pokémon drago. Scarta questa carta se è segnato un Pokémon che non sia di tipo drago. Queste energie speciali vorrei tanto averle. Lui non so che mazzo base ha, non ci ho fatto caso all'inizio. Probabilmente il mazzo di Tyranitar. Tropius! Lo mettiamo in campo per potenziare Shift. Non possiamo adesso perché è finito il turno. Quando attacchi finisce il turno. Comunque devo dire che anche se all'inizio era molto lineare il gioco, devo dire che diventa abbastanza divertente. Ovviamente diventa divertente quando giochi contro altri giocatori, ancora più divertente quando ci fai video, perché ad essere onesto mi diverto di più quando devo parlare delle mie mosse. E vorrei fare prima o poi qualche partita dal vivo, però io di carte fisiche, sapete quale ho? Ne ho un sacco di carte fisiche, ma sapete quali? Quelle del Pokémon Day dell'anno scorso, perché c'erano i minigiochi e mi divertivo a girarli tutti con degli amici. Tra l'altro vi racconto adesso un aneddoto. E davano bustine da 5 carte, che erano 5 carte scarse, quindi sono pieno di fuffa, come si direbbe. E ci divertivamo con Samir alla ruota, in cui giravano la ruota, usciva un Pokémon e dovevi dire il tipo. Allora, ogni volta che esce testa fa 10 danni in più, ci fa 20 di danno, 110 di vita. E adesso è il momento di mandare in campo Chesnaught. Chesnaught è un muro, fa danni alle avversarie che attaccano e recupera vita quando attacca. Evoluzione, Chesnaught. E adesso, cosa succede? Shift Tree si ritira, ha un costo di ritirata di 2, quindi dovremo scartare due energie quando mandiamo via. Scarta due energie, mandiamo in campo Chesnaught. Adesso voi direte, ma hai solo due energie, non è possibile che ne raggiunga 4? No, perché ho la doppia energia normale. E gli diamo, se ci fanno danni, allora, Chesnaught con la sciarpa seta, gliela do adesso anche se non gli serve, è una cosa invincibile, perché ha 160 HP. Gli diamo un'energia, recupera 20 di vita, attacca, recupera 20 di vita e fa 30 di danni all'avversario. Con un attacco meta che ha 90 di potenza base, non smetterò mai di dire quanto è potente. Quanto è potente, più che altro perché dura molto. Shift Tree è utile quando l'avversario ha molti Pokémon in panchina. Comunque, ricordiamo, Simsage. Ricordiamo che se lui adesso non mette nessun Pokémon in campo, mandando KO Swallow abbiamo praticamente vinto, perché non avrà più Pokémon in panchina. Se un Pokémon del tuo avversario viene messo KO da danni di un attacco di questo Pokémon, prendi una carta premium in più. Cos'è? Cos'è questa cosa? Ah, extra! Extra 4. Se un Pokémon dell'avversario... Ok, ha un'abilità. Ha un'abilità e due attacchi. Però era un design speciale questo suelo. Mi pare che si chiama Full Art. No, non è la Full Art. Però non l'avevo notato quella cosa in alto. Quella scritta in alto. Perché ci sono i design base che sono questi e i design speciali per Pokémon X. Tra l'altro vi devo dire una cosa, il tuo avversario appare inattivo e perderà la partita se rimane ancora inattivo tra 10 secondi. Ho usato alcune bustine espansioni e ho trovato un Latios X alla mia prima busta. Sì, sono molto fortunato, il Latios X è per i deck Psico Acqua. Abbiamo vinto e prendiamo delle ricompense che sono dei P. E inoltre, gira la ruota, i biglietti del torneo che ti permettono di partecipare ai tornei. Però io preferisco delle monete. Vinciamo 11 P per la vittoria. E abbiamo vinto. 11 gettoni e un premio. Finito. Adesso, cosa succede? Andiamo a spacchettare. Abbiamo preso 10 di energia. E qui sotto ci sono i premi, non ve l'ho detto. Ogni 20 giorni, mi pare, e ogni vittoria ti dà 10 di energia. Adesso non so se aumenta dopo un tot di vittorie o a seconda del tipo di sfida. E possiamo prendere dei premi. Avevo fatto 4 vittorie, no, 3 vittorie prima di incontrarci. E c'era, la prima vittoria mi ha dato 25 monete. La seconda vittoria mi ha dato un box che mi ha dato monete e una carta. Adesso il premio, se vinco un'altra, saranno Clefairy e Clefable. Due carte. Poi 50, poi Aromatis, poi una busta espansione, poi Xerneas.
X, la differenza tra Pokémon X e Pokémon normale è che quando perdi un Pokémon X, mi pare, l'avversario prende due carte premio, poi soldi, poi Flabébé con aromaterapia, Floette con Fiorvelo, interessante Fiorvelo, e poi Florges. Mi interessa Fiorvelo perché se metti due Floette dalla tua parte del campo, aumenti di 40 HP. Mi piacciono questi Pokémon che hanno abilità da supporto. Per adesso non ne ho molti perché sono ancora, diciamo, un po' alle carte base. Perché le abilità non hanno bisogno di avere il Pokémon in campo. Poi ancora bustine, 600 monete e alla fine un Battle Reporter. Mi ricordo il nome in inglese perché ho visto alcuni video di Shady Penguin. Allora, una cosa. Al negozio una busta espansione da 5 carte si possono comprare qui solo quelle da 5 carte. Quella da 10 le devi comprare in copia fisica e metterle dentro oppure le ricevi attraverso le missioni. E i maxi, no, le buste da 5 carte costano 95, i maxi 500. Allora, a collezione possiamo vedere le buste. Loading. A prodotti, qui c'è tutta la nostra collezione, vedete? C'è il numero normale e il numero con lucchetto. Quello con lucchetto sono le carte prese nel gioco che non puoi scambiare. Questo cos'è? Buffalant. Mentre le carte proprio tue che prendi, che hai in copia fisica, sono in questo numero e le puoi scambiare. Ecco il Latios X di cui vi parlavo. Raid veloce. Se inizi per primo puoi utilizzare subito questa mossa a 170 HP e poi impulso minore a 110 di danno. Previene tutti gli attacchi dell'avversario. E OP in una maniera assurda. No, dice, previene tutti gli effetti tranne i danni, quindi quelli che paralizzano, cose del genere. E comunque guardate le carte olografiche, muovendo il mouse cambia la sbrilluccica, la lucentezza, diciamo. E Metagross. Potete leggere se volete l'abilità, altrimenti ve lo faccio vedere probabilmente nel prossimo video. Poi c'è Volcarona che ho sbustato, mi pare. Zapdos. Dov'è Gallade? Dove Gallade? Ah, Gallade non è da formato standard, quindi non lo vediamo. C'è Articuno. Ah, che bello Articuno. Faccio vedere Gallade e andiamo a sbustare. Tranquillamente. Excadrill, bello. Gengar X, per il formato esteso. Abbiamo iniziato un sacco di carte. Anche se non ce ne sono abbastanza per fare mazzi decenti, a quanto ho capito. Ci ho provato e mi hanno distrutto. Allora, dove sei Gallade? Ordiniamo per espansione, carte, numeri, quantità, dov'è? Espansione, ordina per cartolografiche, non ho idea, non ho idea, vediamo, alla G, BC, FG, HI, eccolo qui, Gallade, mi piace, comunque a prodotti abbiamo le nostre bustine e possiamo spacchettare, lasciamo quella di Gengar per ultimo, eh sì, c'è un piccolo caricamento prima di sbustarle. Apriamola! Queste sono quelle delle 10 carte. Odio le bustine di qualsiasi gioco da solo 5 carte. Allora, abbiamo Flabébé con foglie lama e altro Flabébé. Sì, ci sono vari tipi dello stesso Pokémon. Questo attacca e questo cura. Abbiamo Feebas, Bergmite, Litleo, Dusclops che mi piace tantissimo. Allora, stordisce l'avversario, buono. Assurdo, caduta maledetta, distribuisci a piacere 4 segnali di danno. Vuol dire che se l'avversario è un panchino un Pokémon di 40 HP, lo distruggete. È infame questo Pokémon, è infame e mi piacerà utilizzarlo, non immagino Dusknoir. Luxio, poi c'è Roserade con Mega Assorbimento, mi piacciono i tipi erba perché hanno assorbimento, recupera 20 danni. E l'altro sto rullo di tamburo in sottofondo è fastidiosissimo. Allora, Scudisciata scarta un sacco di energia dall'avversario. Fabbro che assegna ai tuoi Pokémon due energie fuoco dalla pila degli scarti. E la carta rara che è Scrafty. Niente di particolare. E apriamo un'altra bustina. Carichiamo. L'abbiamo aperta automaticamente. E c'è. Abbiamo Shinx. Avevamo Luxio, quindi adesso abbiamo anche Shinx. Stunky, Pineco, Binacle, Helioptile, Maractus. Ah, il centro Pokémon è buono perché cura il Pokémon di 60 HP e di tutte le alterazioni di stato. Metapod che può evolversi durante il tuo primo turno, durante il turno in cui l'ha giocato. Utile, perché tu non puoi fargli evolvere nel primo turno o nel turno in cui l'ha giocato, devi aspettare un turno. E rafforzatore, durante il prossimo turno del tuo avversario, se questo Pokémon sta per essere danneggiato da un attacco, prevedi il danno di quell'attacco inferto a questo Pokémon, se quel danno è di 60 o meno. Carino.
Sentret è buono Furret perché ti fa. Furret ti fa guardare le prime 4 carte, ne peschi 2, ne scarti 2. È buono. Carta rara? Weavile! Bello! Cerca famiglia? Prendi 2 Pokémon in base dal mazzo e li metti in panchina. Utile quando vuoi riempirti la panchina. E artigli laceranti. Se il Pokémon attivo del tuo avversario dei segnali di danno, infligge 30 danni in più. Sì, è abbastanza sweeper. Ok, e poi abbiamo un'altra da sbustare. Mi bussano. Apro. Ancora non hanno capito che non devono venire mentre registro. Allora, energia totalmente inutile quando trovi l'energia perché le energie in questo gioco sono infinito. Dodrio, ce l'avevamo già. Icans, Braxen, devo sbloccare Delphox perché alcune carte le sblocchi giocando. Mr. Mime, cosa fa? Comunque, carta rara. Magcargo, ce l'avevamo già. Ce l'avevamo già. Ok, e sbustiamo questa qui. C'era un'altra bustina che è uscita da non so dove. Ah, forse perché ne avevo due e non l'avevo notato. Ne avevo due di quel tipo. Allora, contenuto della confezione. Ok. Ci stiamo mettendo un po' a caricare, troviamo qualcosa di buono qui perché non l'abbiamo trovato negli episodi precedenti. Allora, Punkaboo! Abbiamo due carte speciali. Questa ti fa prendere un aiuto, buono. Allora, Wobbuffet. Fin quando che è attivo, l'abilità dei Pokémon in gioco se non sono psico non ha effetto utile. Psicoassalto infligge 10 danni per ogni segnalino sul Pokémon attivo del tuo avversario. Sarebbe stato più sensato per ogni segnalino su Wobbuffet, perché per il tipo di Pokémon che è. Gepard, vabbè, non leggiamo tutto. Vediamo, prima carta rara? Goodra, ok, mi serviva. Drago Pulsar, scarti la prima carta del tuo mazzo ma fai 130 di danno e nessun giocatore può segnare delle carte oggetto dalla propria mano ai Pokémon. Un po' come Jinzo di Yu-Gi-Oh! Però è carina, avevo già Sligo. E altra carta rara? Swalot. Questa era la Shiny, mi pare. La carta olografica. E comunque, ne abbiamo un'altra. Benissimo. E così abbiamo finito le bustine. Pensavo di averne tre, invece ne avevo cinque. Sì, le abbiamo sbustate tutte adesso. So che qualcuno se le conserverebbe per farle vedere nel corso della serie, ma più in là non servirà. Allora, ci mette un po' a caricarsi. Prima ci metteva di più perché scaricava in tempo reale i design delle carte. Poi l'ho lasciato a scaricarle tutte insieme perché c'era l'opzione. Allora, Tierno, ce ne abbiamo 8 di Tierno. Klefki, cerca famiglia, vabbè, legame mentale con Gengar. Il tuo turno non finisce se il Pokémon a cui è segnata questa carta diventa Mega Gengar. E, sai, in senso, non finisce dopo che attacchi, penso significhi quello. Svegliamo la carta olografica che è Galvantula. E svegliamo la carta rara che è Escavalier. Escavalier che ha Raffica Spirale, lancia una moneta finché non esce Croce. Ogni volta che esce testa, infligge 30 danni in più. E quindi abbiamo spacchettato tutto, abbiamo fatto una lotta, abbiamo spiegato le regole. Come funzionerà questa serie? L'ho già detto. Ditemi cosa volete che faccia. Lotte con altri giocatori? Tornei? Lotte con altri giocatori, diciamo, che sanno con cui sto giocando? Volete che salti tutto fino agli standard? Volete vedere lotte in formato qui, vi faccio vedere. Sfida allenatore. Sfida del CPU. Scegliete la Lega Oro magari con il mazzo preso a caso, corazzata, e poi scegliete l'allenatore da sfidare, che magari sono anche forti. Scegliete voi, questo è tutto da Mist, e continuando a dare un tocco di Mist al Battling, vi do appuntamento ad un prossimo video.